Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Nell'area della Casertana, si accentra Marotta, suggerito in verticale per Marotta, da parte di Marotta, un secondo palo, stacco di testa, danna, anzi no, osta di prima per Marotta che non ci arriva, ma c'è danna dall'altra parte, ma danna ancora lui, di sinistro alto. Questo possiamo considerare cross in mezzo da parte di Varone, poi c'è la conclusione di Defendi che si stampa sulla traversa, si prosegue, attenzione questo fallo, calcio di rigore, rigore per questo atterramento in assi, rischia l'arbitro, parte Montalto, spiazzato Benassi e rimane in Montalto, conclusione potente di sinistro da parte di Montalto. Entra in area, prova conclusione di sinistro, non blocca Benassi e Finocchio la mette dentro, 2-0 per la Ternana. Ancora lui in area per Finocchio, prova a scambiare con Varona, defende, c'è il fischio di Vincenzo Fiorini, di Frosinone, termina il primo tempo dell'amichevole Casertana Ternana, di due cambi proposti da mister Pocheschi per quanto riguarda la Ternana. Per adesso vediamo, è entrato di scoglio per Ferrara, mentre in aria c'è la conclusione al volo di Andrea Signorini di destro e Ternana che realizza il terzo gol, prova la conclusione Signorini, Paolucci sbaglia questa volta, il numero 23 della Ternana regala questo pallone a Colli che prova la colpevole di lusso questo mese di agosto, che sta inizia il proprio campionato sabato 26 Finocchio, mentre nella ripresa il terzo gol è di Signorini,
che raccoglie positivi da parte della vettura realizzare qualche gol, prima con Padovan, poi con Lorenzini e infine con Danna, ripeto, specie nel primo tempo, nei primi 20-25 minuti. Poi al primo gol di Montano si è sciolta la casetta.